Egon, spiegami, perché ci aggiriamo senza meta nella nebbia? È il nodo finale, Beckman. Chiudiamolo e sigilliamo il mandala con i fantasmi al suo interno. Mi spiace deluderti, Egon, ma io non vedo un mandala. Stavi dicendo? L'isola di Shandor è qui. Troppo instabile. Mi lascio a terra e faccio il giro. Se la Ecto 8 affonda, è la fine. Ray, sei tu il più entusiasta dell'isola fantasma. Perché non mi lasci in barca? Uno fa una gentilezza e in cambio che cosa ottiene? Occhiate sospettose. Andiamo, dai. A nessun altro piace andare incontro alla morte più di me. Qual è la storia di questo posto, Igor? L'isola è di proprietà degli Shandor da secoli. Il castello è circa del 1860. Ivo Shandor l'ha usato come rifugio, laboratorio e tempio per i membri della setta di adoratori di Gozer. Ok, siamo d'accordo. Ma qualcuno mi vuole spiegare come fa un'isola ad affondare? La notte in cui morì l'ultimo Shandor, la marea salì a tal punto che il fiume inghiottì l'isola. Shandor aveva consacrato l'isola a Gozer e il mondo dei fantasmi se l'è presa. La fortuna della città è che sta in mezzo al fiume e non in centro. Per ora ci va bene, ma il mondo dei fantasmi continuerà a prendere piede nel nostro, provocando danni incalcolabili. Fin qui è il solito lavoro d'ufficio. A quanto pare dobbiamo imboccare le scale per entrare. È un grosso buco, ragazzi. E a me non va di nuotare nell'Hudson River a novembre. Quindi come pensi di passare dall'altra parte? Forse quella gru funziona ancora. Beh, se tu potessi spostarlo dall'acqua, il mondo sarebbe un posto migliore. Non ti bastava la barca fossile? Vuoi attivare anche questa trappola mortale precolombiana? Le trappole mortali precolombiane si basano su un principio completamente diverso. Non vedo nessun quadro comandi su quella gru. Come facciamo a manovrare? Buona idea. Guarda un po', la recluta ha spostato la gru. E ora fa lo oscillare. Quasi. Spostala di qua per coprire il buco. Dai, forza, ci sei quasi! Wow, grande! Ehi, ragazzino! Ottimo lavoro! Occhio! Oh! Oh! Stai bene? Che ti prende? Lo sai che se moriamo non ci pagano. Tutto bene, recluta? Andiamo avanti.
Attenzione, non portiamo il casco. Ragazzi, quei detriti che precipitano sono troppo pericolosi. Devo portare la Marine Ecto 8 in un punto più sicuro. Non allontanarti troppo, Ray. Potremmo aver bisogno di te urgentemente. Certo, marinaio Zed. Se hai bisogno di me, suona il corno. Ora è il capitano Ahab. Sta attento, Ray. Continuiamo. Troveremo un punto in cui Ray possa entrare a prenderci più tardi. Guarda che roba! Uno spettacolo da 3 milioni di dollari anche per gli standard di Manhattan. Mi ricorda il mio appartamento. Lo stile degli edifici pubblici di Shandor va dal Federal all'Art Deco. Tuttavia il suo gusto personale propendeva ovviamente per il gozeriano. Oh, adesso capisco cosa si intende con antico demoniaco. Vediamo un po'. Beh, questa cosa non mi piace. C'è una porta aperta! Ehi, quei tipi mi conosciamo! Si spiega perché ci hanno attaccato a Times Square. Sono gargoyle degli edifici di Shandor. Ivo gongolerebbe se sapesse che il suo sistema di sicurezza funziona dopo tanto tempo. Ragazzi, ci sono un sacco di... Attenzione! Oh! Prova un ripasso! Alla tua sinistra! Oh!
La porta è collegata a quella catena. Ehi, tocca a te, bello. Bene, cadetto. Vai avanti tu. Io ti avrò le spalle. Sai che anticamente i labirinti di siepi nascondevano una scorciatoia segreta? C'è ancora una manovella funzionante laggiù. Cerca di aprire la porta con quella. Andiamo avanti. Egon, Winston, possiamo andare ora? Sembra che la porta sia collegata a quella manovella. Vedi se riesci a farla girare. Avanti, entra oggi. Avvolgi la catena! Avvolgi la catena! Ha funzionato! La porta è aperta! Torna su! Troviamo un'altra strada per uscire. Andiamo! Sì, funzionerà. Ne deduco che non siamo i benvenuti. Sì, ecco la prima. Farò fare delle targhette con scritti i nostri nomi e salve, io non sono il benvenuto. O magliette o delle tazze.
Ecco un altro per la collezione. Elissa, la vedo. La vedo anch'io. Indossa un semplice accappatoio di spugna e mi ha portato il caffè. È proprio lei, identica. Straordinaria somiglianza. È il ritratto della madre di Ivo Shandor, datato 1885. Ma cosa? Elissa è una Shandor? Perché succedono tutte a me? Conosco una, è pazza di me, e poi viene fuori che ha una sorta di fissazione per i lavori domestici. Così torna tutto. Elissa ha attivato il mandala per sbaglio, perché ha sangue Shandor nelle vene. Lei non lo sa. Quando ha steso il suo profilo mi ha detto che era adottata. Che coincidenza, eh? Tu non credi che sia successo tutto per caso? No, qualcuno sapeva e ha organizzato tutto. Il sindaco ha detto che è stato Peck a raccomandare Elissa come curatrice esterna della vostra gozzeriana. Ancora Peck? Sempre lui! Ci saranno voluti anni e tanti operai a Shandor per costruire questo posto. I supporti sono fradici, il cemento è decrepito e le fondamenta sono a pezzi. Da un punto di vista fisico non è possibile che questo posto sia ancora in piedi. Mi sembri sorpreso. No, veramente no. È spaventosamente meraviglioso. Non si può negare la genialità di Shandor. Peccato che l'abbia usata per fare del male. Se solo si fosse dedicato a delle buone cause, chissà cosa avrebbe potuto fare. Messa lì a posto. Cosa? Sono rimasti fedeli anche dopo la morte? È davvero potente quella chiesa. Ciò spiega come queste strutture stiano ancora in piedi. Oh sì, stabilità eterea indotta da pura concentrazione su volontà postuma. Incredibile. Sì, incredibile. È incredibile che tu possa ancora usare questa parola in simili contesti. Stanno arrivando! Via di qui! Giù! Oh! Oh! Sarà meglio che ti tenga! Da te! Sopra di te! Pronti! Illuminalo! Ehi, ehi! Questo lo facciasti per questo! Che ci vuole? È ufficialmente il momento di andarsene. Guarda che roba! Se il sensore non sbaglia, questo è esattamente il posto che stiamo cercando. Ehi, dov'è il Caddy? Ehi, furbastro, vieni fuori. Guida, alle spalle!